Allora, dopo aver parlato e visto l'esecuzione di un disegno di un limone e un acquerello di un limone, cominciamo a pensare a una composizione di limoni e farlo diventare una vera e propria natura morta. La natura morta, anche se oggi viene spesso sottovalutata, è stata importantissima nella pittura. Soprattutto pensate che il cubismo nasce dalla natura morta. Quindi, se noi vediamo i primi soggetti con frutta e oggetti di cucina, eccetera, eccetera, noi possiamo renderci conto quanto si sia sviluppata nel mondo della pittura questa idea di copiare oggetti. Se voi osservate i limoni, non sono tutti uguali, vedete le forme sono a volte più lunghe, a volte più rotonde, a volte con la pelle più raggrinzita, quindi non c'è mai un limone uguale all'altro. Allora, cominciamo a disporre il primo limone. Mettiamo un secondo limone di tonalità leggermente più calda perché è più maturo, con un'inclinazione leggermente opposta a quella del primo limone. Aggiungiamo un terzo limone alla composizione e lo mettiamo un po' più in prospettiva. Questo limone è più grosso rispetto agli altri e l'inclinazione è esattamente all'opposto delle altre due. Mettiamo un quarto limone sul fondo. E questo ha la direzione esattamente opposta al limone messo precedentemente. Chiudiamo questo spazio con un altro limone ancora. Allora, questa è una composizione assemblata in modo sommario. Adesso dobbiamo vederla nel dettaglio. Se noi riguardiamo dall'alto la disposizione dei limoni, ci rendiamo conto della forma geometrica immaginaria che li racchiude. Ora è arrivato il momento di dare le luci. Per esempio, se noi diamo la luce dall'alto, otteniamo questo effetto. Se noi diamo la luce di lato, otteniamo quest'altro effetto. Le luci possono anche essere leggermente spostate all'interno di questa finestra. Possiamo allargare di più la finestra e ottenere altre luci ancora. Quindi abbiamo tante possibilità. Allora, la pittura a olio può essere eseguita su tela, che poi deve essere preparata con un'imprimitura adeguata, su tela già preparata con l'imprimitura, su legno. Tantissimi pittori del passato lavoravano su carta che incollavano poi su tela. Se voi andate a vedere i cataloghi oppure le riproduzioni dei grandi pittori, vedrete nella didascalia spesso che il dipinto era eseguito su carta, incollata poi su tela. La carta è il supporto ideale perché, soprattutto per chi si sta formando, per il semplice motivo che
i dipinti fatti per formarsi come pittore, fatti su carta, una volta asciutti, possono essere archiviati in un cassetto. 100 fogli di carta riempiono un cassetto. Se voi immaginate 100 tele con 100 telai, l'ingombro che vi creerete in casa. Quindi questo è uno dei motivi. L'altro motivo che mi fa prediligere la carta per i nostri allievi è quello che la carta asciuga prima, quindi è più rapido, è rapida l'esecuzione del lavoro. E poi soprattutto non avete l'impegno di fare un'imprimitura, perché le imprimiture che si acquistano, cioè le tele che si acquistano già preparate, in genere non hanno delle grandi imprimiture, perché l'imprimitura classica la si fa con la gesso di Bologna e la colla di coniglio. Quindi dipende da quello che voi preferite. In ogni caso, il consiglio che do io, imparate a lavorare sulla carta e poi sulla tela sarà una passeggiata. Arrivati a questo punto, possiamo incominciare a tracciare il disegno. Prendiamo le nostre misure come siamo abituati a fare, riportiamo due volte la larghezza, riportiamo due volte l'altezza massima, 1 e 1, 2, e noi abbiamo la nostra inquadratura. Ricordate che tutto il soggetto deve restare all'interno di questa inquadratura. Allora, da cosa si parte? Si parte dal centro. Quindi noi facciamo il primo limone che si vede al centro di questo gruppo. Il limone, come ricordate, è fatto da vediamo se la misura è giusta, 1 e uno un po' più grande, allora 1 e 1, 2, e disegnatelo completamente anche la parte che non vedete, cercate di farne una sintesi in modo tale che tutto l'oggetto abbia una continuità. Notate la differenza di forma. Create sempre la costruzione. C'è il picciolo e abbiamo fatto il secondo limone. Andiamo sul lato sinistro e abbiamo il centro dell'ultimo limone che è qua. Questo limone è più grosso degli altri e quindi l'ultimo limone che troviamo in questo punto. Allora, noi abbiamo schizzato l'ingombro dei nostri limoni. Disegniamo le ombre. Benissimo. Adesso cominciamo con i dettagli e voi direte: ma non basta questo disegno per dipingere a olio? No, perché tutte le fasi del lavoro devono essere definitive e ricordate che tutto quello che non disegnate poi non dipingete. Quindi partiamo con i dettagli. Con grande calma si procede e si ammorbidiscono le curve. Naturalmente vedete che io non faccio un segno unico, ma tendo a fare molti segni in modo tale da avere un risultato più vibrante. Lo schizzo è una base importante per poter poi proseguire con un disegno più dettagliato.
Bene. Naturalmente nella definizione dovete continuare con la costruzione, non dovete fare una definizione a occhio, cioè la definizione serve per migliorare il disegno schizzato. Proseguiamo con il quarto limone. Qua possiamo correggere la dimensione perché l'avevo schizzato troppo piccolo. Ed è importante per capire le dimensioni anche guardare queste curve, questi incroci, questi incroci, questi incroci. Ecco il dettaglio. La struttura. Bene. Ora possiamo ripulire il superfluo. Benissimo, prima di dipingere diamo un accenno di ombreggiatura di modo che noi abbiamo una traccia da seguire poi con il bistro. Un'ombreggiatura larga. Perché si ombreggia prima di cominciare a dipingere? Perché noi dobbiamo avere sempre sott'occhio qualcosa di tridimensionale. E ora passiamo al colore. La prima cosa che deve imparare a gestire in modo corretto il pittore a olio è la tavolozza, cioè il pittore a olio, i pittori di tutti i tipi, e la gestione della tavolozza. La tavolozza è uno strumento importantissimo, infatti se voi andate a guardare nei dipinti di tanti pittori, nei loro autoritratti, noterete che spesso si fanno degli autoritratti con la tavolozza, con la disposizione dei colori, perché ogni pittore aveva la propria disposizione. Esiste però un sistema per imparare a gestire la tavolozza fin dall'inizio, dalle prime armi, dai primi passi, ed è un sistema dove si usano i tre colori di base. Io li chiamo tre colori di base, non primari, e un giorno vi spiegherò perché. Allora, questi tre colori di base sono il blu, il giallo e il rosso, ma non il blu e il giallo e il rosso qualunque, ma il blu oltremare chiaro, il rosso primario magenta e il giallo di cadmio limone. Per la pittura a olio si aggiunge il bianco. Allora, questa, la disposizione di questi colori formano la base di una tavolozza dalla quale si possono ricavare 999 colori, e che vi costringerà prima di tutto a capire i colori e secondariamente a imparare a vederli nel soggetto. Se io mescolo blu, giallo e rosso, ottengo il nero pittorico, cioè il bistro. Con il nostro bistro molto diluito con l'assenza di trementina, cominciamo a dipingere tutto quello che è in ombra.
perché tutto quello che noi vediamo lo vediamo su un fondo e quindi bisogna farlo come primo elemento colorato. Passiamo al fondo. Questo fondo è fatto di bistro e arancione. E poi si aggiunge del bianco. Quindi sulla stesura di bistro noi aggiungiamo arancione e bianco. Allora, voi vi chiederete, ma perché si usa la trementina? Per il semplice motivo che la pittura a olio va eseguita grasso su magro. Cosa vuol dire? Vuol dire che subito dopo la carta, che è una sostanza magra, il colore deve essere dato nel modo più magro possibile, cioè diluendo l'olio di lino contenuto nel colore in tubetto e smagrire il pigmento. Osservate il soggetto. Avendo il fondo dietro, io metto una macchia di giallo puro. Vedete che questo giallo rispetto a questo fondo è troppo acido, è troppo freddo. Allora aggiungo una puntina di magenta. E poi un pelino di bianco. Ecco, questo è il colore del limone. Vedete cosa serve avere il fondo già pronto sotto il soggetto. Perché sono partito dal fondo? Per il semplice motivo che il giallo posso accostarlo immediatamente al colore di fondo. Poi facciamo il limone in primo piano. Osservate il soggetto. Allora ripartiamo dal giallo. Aggiungiamo un po' di bianco. Anche perché lì proietta direttamente, riflette direttamente la luce. E aggiungiamo un po' del giallo dell'altro limone. A questo punto possiamo partire con il nostro accostamento. La parte sotto del limone incomincia a prendere il tono più simile al limone precedente. Ecco, partiamo con la parte in ombra del limone, torniamo sul giallo, nel quale mettiamo un pelino di magenta perché non è mai giallo puro. Ovviamente si parla di giallo di cadmio limone. Adesso nella parte scura entriamo con
piccole pennellatine di giallo in modo tale da creare la solita buccia d'arancia. Poi va rinforzata l'ombra portata. Che in quel punto si scalda ancora di più perché c'è il controriflesso del limone e quindi avete visto, avete notato quanti gialli diversi abbiamo ottenuto con la mescolanza dei soli tre colori. Ora, la tendenza di usare il colore del tubetto che si avvicina di più a quello che vedete è una tendenza sbagliata, perché il colore va visto, capito e interpretato. E semmai potete usare alcuni colori in tubetto per correggere, solo per correggere, non per fare il colore originale. Ecco, l'aggiunta di blu nell'arancio tende a far diventare l'arancio un po' verdastro e così dà la sensazione del colore in ombra. E il nostro colore è fatto, il colore del limone in ombra. Poi con lo stesso colore raffreddato con un po' di blu otteniamo il massimo scuro. A questo punto, con il pennello sporco solo di trementina, facciamo fondere i colori tra loro. Ora l'ombra portata dei limoni, che va schiarendosi verso l'esterno. Vedete come dà più dimensione la traccia dell'ombra, dà immediatamente più volume. Facciamo il picciolo del limone e possiamo considerare questo lavoro finito. Benissimo, finito. È dritto, sì. Sì. Ecco, con questa inquadratura ha un aspetto definitivo. Il lavoro è finito e vi do l'appuntamento alla prossima puntata.